rieccoci con un nuovo video. Non è una nuova ricetta, ma è il terzo What It In A Day. Come sempre, magari tendo a essere ripetitiva, ma ci tengo a sottolinearlo, che spero vi facciano piacere. A me fa tanto piacere vedere i What It In A Day degli altri, anche quelli non italiani, quindi americani, perché credo che sia un video molto utile per magari qualche idea. Io a volte proprio ho preso qualche idea dal What It In A Day degli altri, per vedere come ci si organizza un po' la giornata alimentare. Niente, vi lascio la visione del video, spero che vi faccia piacere, che vi dia qualche consiglio, e se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un pollicino in su per qualsiasi richiesta. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao! Anche nella mia colazione di oggi è presente immancabile il cappuccino. È difficile che non trovate il cappuccino nelle mie colazioni, perché lo adoro. Mi dà una carica incredibile, vi riscalda, è buonissimo. Tra l'altro prendo questo dell'Aerospin riso e soia, che è senza zucchero bianco ma con zucchero di canna. Mi piace tantissimo, a volte lo sostituisco con della frutta, dello yogurt, ma è veramente molto raro, non manca mai. Quindi cappuccino, un mix di cereali che sono riso soffiato e muesli. Il muesli è della Coop, quello croccante, che mi pare che vi ho fatto già vedere. E il riso soffiato invece è questo, se vi interessa, della marca Giusto. Con cui mi trovo molto bene, anche perché è veramente molto sano, perché contiene solamente zucchero di canna. Adesso non trovo gli ingredienti, non so che fine abbiano fatto. Comunque zucchero di canna e miele. Ah, ecco qui. Zucchero di canna e miele, quindi non ha zucchero bianco, è buonissimo. È quello che uso anche per fare le barrette. E poi una fetta di pane di banana bread, di cui ho fatto il precedente video. Anche questa è una bomba, soprattutto adesso che poi mi devo andare a allenare, e qui c'è la banana, come sappiamo, è veramente molto energetico. Stop, questa è la mia colazione di oggi. Per pranzo mangerò questo panino fatto in casa, che è la stessa ricetta del pane che vi ho fatto in cassetta, il pan bauletto, però è a panini. Se volete vedere come li faccio, basta chiederlo. Comunque le dosi sono quelle. L'ho condito con del Mopur, che è buonissimo. Lo consiglio ai vegani, sembra proprio bresaola. L'ho acquistato a Natura Sì. Della lattuga. Il Mopur l'ho fatto marinare con olio e limone. Lo consiglio proprio di mangiarlo così, perché viene buonissimo. Dicevo, della lattuga, iceberg, e poi sopra dei semi di canapa, che fanno benissimo, sono ricchi di proteine, poi sono buoni. Niente, questo è il mio pranzo. Un pranzo veloce, magari per chi ha poco tempo e deve andare al lavoro. Io per esempio adesso ho premura, con uno di questo mangio alla grande e mi sbrigo. Gnam gnam. Per merenda oggi mangerò questa barretta energetica di cui ho fatto il video poco tempo fa. Se non lo ricordate, basta cliccare qui per il link. È quella con il riso soffiato, il cioccolato e il burro di arachidi, che a me piace tantissimo. E l'abbinerò a questa mela che mangerò a morsi, quindi senza sbucciarla. Mi raccomando, fate questo solo esclusivamente quando la mela è biologica e quindi siete sicuri che nella buccia non ci siano schifezze. Ovviamente l'ho lavata. Può sembrare un abbinamento strano, ma io amo mangiare queste barrette proprio con la frutta, non solo con la mela, anche con una pera, una banana, ci sta bene come abbinamento. Niente, tutto qui, questa è la mia merenda. Per cena mangerò un pasto molto leggero e sano, però allo stesso tempo molto ricco di proteine. Infatti mangerò del tofu. Questo è tofu aromatizzato alle olive, che compro al Natura Sì della Typhoon. Ve lo straconsiglio perché viene buonissimo. Io lo rendo ancora più saporito facendolo alla piastra, in una padella, semplicemente 5 minuti per lato, e evito di mangiarlo freddo di frigorifero, soprattutto d'inverno. Accompagnata un'insalata, questa è un'insalata tipica siciliana, ed è finocchio, arancia e la cipolla allo scalogno. È buonissima, non so se la conoscete, chi mi segue del nord, non so se conoscete questa insalata. Io la rendo più sfiziosa mettendo dei semi sopra, a volte metto anche le noci, le mandorle, dipende da quello che ho in casa. E poi delle gallette di mais, queste sono della Coop,
buonissimi, sono solamente mais. Avendo mangiato il pane a pranzo, o a cena lo evito. Questa è la mia cena. Cosa mai posso fare prima della nanna? La mia tisana. Come avrete capito, mi piacciono tantissimo le tisane. Questa è un'altra nuova che mi pare che non vi ho fatto vedere negli altri due bottiglie dei. Ed è la drenante con spirea e betulla per favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Questa è proprio ottima per sgonfiare la pancia, se vi sentite gonfie. E la prendo al natura, sì. È biologica ed è buonissima. E l'accompagnerò con due biscottini integrali. Questi sono della Vivi Verde Coppa. Anche questi sono veramente buoni ed economici.